Mi conoscete tutti come un giornalista d'assalto, come un soggetto politico, un consigliere comunale che combatte, che lotta per i diritti dei tarantini. Arriva Natale e ti vengono tanti pensieri, quelle musiche, quel clima. Ci invita alla bontà, anche all'analisi introspettiva. Ecco, il mio augurio per questo Santo Natale è la scoperta di essere felici. Vi auguro di scoprire la felicità. E voglio darvi un consiglio che ho dato a me stesso e che funziona. La felicità non è nelle grandi cose, nel potere, quello evapora. La felicità è quella che sta dentro. La felicità è quella che ti dà, che ti danno gli affetti familiari, è quello che ti dà l'affetto degli amici, delle persone care, delle persone che ti sono vicine nel momento del bisogno, quelle persone che magari non pensavi ti potessero aiutare. Un Natale in cui ognuno riscopra di essere felice. E si è felici quando si sta bene, in salute. Quello che voglio augurare a tutti, di stare bene in salute. Questa è la felicità, perché molte volte la salute si considera come un fatto scontato, come un qualcosa che c'è e non si dà peso a questo bene prezioso. È come avere dei gioielli e tenerli lì abbandonati in uno scrigno, quando invece questi gioielli andrebbero valorizzati. Poi scopri il valore della salute quando non c'è più. Ecco questo, essere felici e stare bene in salute. È il mio augurio per questo Santo Natale. Auguri a tutti, indistintamente, anche a chi mi ha fatto del male, perché in fondo su questa terra siamo ospiti, siamo pedine, siamo dei moscerini, tra virgolette. E se pensassimo ai veri valori della vita, quelli che ho enunciato poco fa, beh, forse, passatemi l'espressione, ci scanneremo di meno. Auguri a tutti, un Natale di serenità, a tutti davvero, in particolare a una persona, Massimo Battista, mio amico e consigliere comunale. Che questo brutto 2023 venga spazzato via e che la salute possa di nuovo riabbracciare te e la tua famiglia. Auguri in modo particolare a te, Massimo.